Ciao, io sono Claudia e oggi vorrei presentarti il programma di doTERRA Empowered You. Che cos'è? Allora, che cos'è questo Empowered You? È un programma di sviluppo personale, di crescita, pensato per aiutarci a riconoscere, ad amare e a sfruttare i nostri punti di forza. Vediamo un po', questo signore si chiama Donald Clifton. Ed è stato uno psicologo, è stato un formatore, un ricercatore, un imprenditore e insieme al suo team hanno elaborato per diversi anni un programma che si basa sul fatto che noi possiamo raggiungere i nostri risultati utilizzando le cose che ci vengono meglio, in qualche modo le cose che possono essere considerate dei nostri punti di forza. Praticamente, se voi fate mente locale, se siete simili a me e alla maggior parte delle persone che io conosco e che mi hanno confermato questo modo di fare, quando veniamo in contatto con qualcosa che ci viene chiesto di fare, eccetera, la prima cosa che noi pensiamo, a cui pensiamo, è quali sono i nostri limiti e in che cosa non saremmo in grado magari di lavorare, quali potrebbero essere gli ostacoli che troviamo in base a tutti i difetti che ci vediamo e ci riconosciamo, a tutte le mancanze che sappiamo di avere. Questa psicologia lavora su un altro discorso, completamente diverso, ma ci aiuta a capire che noi abbiamo invece degli strumenti che possiamo utilizzare per ottenere dei risultati migliori. E su questo si basa tutto il lavoro di Donald Clifton e del suo team. Che cosa hanno fatto? Hanno elaborato un test che negli anni è stato messo a punto e ci hanno lavorato sicuramente tanti anni, da quello che io ho visto. E che cosa comporta? Allora, abbiamo un test che dura circa una quarantina di minuti, dovete prendervi e stare in pace per i fatti vostri. Avete 20 secondi per rispondere ad ogni domanda perché deve essere distinto, non bisogna stare a pensarci. Da questo test risultano poi, se fate quello base, 5 talenti, 5 punti di forza, diciamo così, che fanno parte di un gruppo di 34 talenti che sono stati, diciamo, riconosciuti come base, ok? Fra tutte le prove che hanno fatto, fra tutte le ricerche che hanno fatto, hanno selezionato questi 34 talenti di base. Questi 34 talenti sono suddivisi in quattro temi o quattro macro famiglie. E dopo che avete fatto il test, vi viene dato una lista anche di suggerimenti pratici. Ci sono delle descrizioni che vi aiutano a capire quali sono i punti di forza, ma anche dei suggerimenti pratici. Molto utile, potreste trovare quest'app di cui vi ho messo l'immagine, che è proprio quella che ci aiuta a conoscere un pochino meglio i nostri punti di forza. Per quale ragione dovremmo fare questo test? Perché potrebbe esserci utile. Allora, in base alle ricerche che hanno fatto, allora, le persone che conoscono i loro punti di forza sono 6 volte più coinvolte nei loro lavori, cioè in quello che fanno riescono a essere molto più partecipi e molto più coinvolti. Riportano di avere 3 volte una vita più eccellente, una vita eccellente rispetto, per esempio, ad altre persone che non conoscono i punti di forza. Risultano persone più sicure, risultano persone che sanno raggiungere i loro obiettivi, hanno molta energia. Paradossalmente sono anche più riposati perché riescono a essere più focalizzati, più concentrati. Sono tendenzialmente persone più felici, persone che sorridono e ridono di più. Sono persone molto predisposte ad imparare, a cambiare e vengono trattati generalmente con rispetto. Se voi calcolate quali persone sono quelle che ammirate di più, sono sicuramente delle persone che sono decise, hanno qualcosa da trasmettervi, da trasmetterci quando le incontriamo, sentiamo che c'è una sicurezza in quello che dicono e questo ci dà fiducia, per cui normalmente invita anche ad avere un certo rispetto nei loro confronti. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Cosa sono questi punti di forza? Allora, praticamente sono dei talenti che sono già delle capacità nostre naturali, nelle quali siamo particolarmente bravi, sui quali investiamo del tempo, delle energie per costruire qualche cosa. Questo lavoro ci permette di avere delle capacità nelle quali noi possiamo eccellere, okay? Possiamo essere veramente bravi e sulle quali possiamo contare, cioè che sono qualcosa di costante. Noi sappiamo che
quella cosa la sappiamo usare, che questo strumento lo possiamo utilizzare e riusciamo a farlo. Quindi è un talento sul quale noi lavoriamo. Guardate che interessante che è questo studio che hanno fatto in un'università del Nebraska. Hanno preso una serie di persone, un gruppo di persone, e hanno fatto una lezione specifica sulla lettura. Questo è il risultato del prima e il dopo. Guardate un po'. Allora, il lettore medio, cioè una persona normale che legge 90 parole al minuto, dopo quella lezione specifica è arrivato a leggere 150 parole al minuto. E questo sicuramente è un progresso. Le persone che già erano lettori sopra la media, okay? Per cui già portate e capaci, particolarmente capaci in quel settore, sono passate da leggere 350 parole al minuto a leggerne 2900. Il discorso è questo: noi possiamo fare qualsiasi cosa, sicuramente se anche una cosa non ci viene bene e ci piace, noi possiamo farla, possiamo migliorare, possiamo diventare più bravi. Ma se noi facciamo qualche cosa che è già un nostro talento, che è già qualche cosa dove noi siamo particolarmente portati e ci lavoriamo, il risultato è una crescita esponenziale. Lì veramente possiamo diventare molto, molto, molto bravi. Interessante questa frase di Tom Rath, che è per trasformare i talenti in reali punti di forza richiede pratica e duro lavoro come punti per i punti di forza fisici. Quando farete il test vi renderete conto che in qualche cosa, allora, intanto l'importanza di fare il test la capirete forse più di tutto dopo averlo fatto, nel senso che quando uno legge la lista dei talenti che poi vi farò vedere, può dire, ah sì, in questo mi ci rivedo, ah sì, in quest'altro secondo me sì, secondo me io ho questo. In realtà quando poi noi facciamo il test vengono fuori delle cose che magari non avremmo immaginato. Però se ci pensate e cominciate a elaborarli nella vostra mente, capita spessissimo, anzi è abbastanza normale, che voi cominciate a riconoscere nella vostra vita alcuni momenti in cui questi talenti, diciamo, sono stati utilizzati o sono venuti fuori. E anche quando eravate bambini, magari potrebbe venirvi in mente un episodio nel quale, ah sì, ecco, è vero, in effetti. E potrebbe non essere quello che voi vi riconoscete adesso, okay? Potrebbe essere qualche cosa che in qualche modo è stato, tra virgolette, nascosto o che per voi passa in secondo piano o che non avete mai notato. Per quanto riguarda invece il fatto di lavorarci, se io devo dirvi la verità, quando io ho guardato i miei punti di forza, in qualcosa ho detto, ah sì, in effetti questo fa parte dei miei desideri, fa parte anche di una cosa che ho sempre un po' coltivato, ma in qualcuno non mi ci sono molto rivista. Per esempio, uno di quelli in cui non mi ci sono rivista si chiama Significance ed è, diciamo, il fatto che mi piace influenzare la vita delle persone, in qualche modo è il mi piace essere riconosciuta come capace, come esperta in certi settori e tendenzialmente mi piace stare su un palco. Allora, nella mia vita, il mio percorso principale è stato riguardo la musica. Lì sono stati i miei studi, quelli che mi hanno portato poi a fare gli esami in conservatorio, eccetera. Per cui potete immaginarvi in tanti anni quante volte sono stata sul palco. Da sola, come solista, in duo, in quartetto, in orchestra, e tutte le volte io ho avuto la sensazione di voler trasmettere il messaggio, perché nella musica c'è tanto cuore e c'è, per me ha un grande potere, per cui io ho sempre voluto arrivare a toccare il cuore delle persone, ma l'avrei fatto tanto, tanto, tanto volentieri da dietro le quinte. Cioè, io mi sono sempre detta, se io potessi suonare dietro le quinte, sarei veramente più felice. In realtà il mio sforzo, quello che mi viene suggerito, è proprio quello di non tirarmi indietro, ma di mettermi, di salire su questo benedetto palco e di farlo. Così questo mi richiede un lavoro, mi richiede una fatica, mi richiede uno sforzo, mi richiede che quando ho l'occasione di parlare davanti a qualcuno, invece di tirarmi indietro e dire no, guarda, però forse è meglio che parli lui perché è più bravo,
E in realtà mi richiede proprio di dire ok, va bene, lo faccio, no? Per cui questa è una cosa. In realtà vedrete che quando vedrete i vostri punti di forza, se ancora non avete fatto il test, c'è in realtà un lavoro da fare ed è forse la parte un po' più bella, perché si sa di avere qualche cosa, ma si sa anche di avere la possibilità di potenziare e di sviluppare questo qualcosa che c'è dentro di noi. Però richiede lavoro, ok? Richiede un impegno, richiede che ci pensiamo, richiede che cerchiamo di riconoscerli e di mettere nella pratica quello che per il momento magari è solo per iscritto e dentro la nostra mente. Allora, questi sono i 34 talenti suddivisi nelle quattro macrofamiglie. Abbiamo la famiglia executing, che è eseguire, influencing, influenzare, relationship building, che è costruire relazioni, strategic thinking, che è pensare in modo strategico. Allora, quando farete il test, siccome vengono fuori i cinque punti di forza principali, e queste sono quattro famiglie, ne avrete almeno due nella stessa famiglia. Almeno due saranno, potrebbero essere anche di più, potrebbe essere che ne avete tre, uno e uno. Le combinazioni sono veramente infinite, per cui verrà fuori che c'è una famiglia nella quale siete più forti, nella quale siete più, insomma, avete il talento più spiccato. Così l'idea è quella di cominciare proprio da quello, da quella parte a lavorare. In realtà poi imparerete che è proprio un equilibrio, si impara proprio che è una questione di equilibrio e che questi punti di forza, che vengono chiamati spesso la vostra firma, qualcuno li definisce anche un'impronta digitale, sono il come siete nell'insieme, questi cinque in realtà hanno un equilibrio fra di loro e un punto di forza influenza l'altro. Per cui potete da questi tirare fuori veramente la vostra personalità utilizzandoli tutti e cinque, però calcolate che almeno due saranno della stessa famiglia. Questi sono, diciamo, come vengono chiamati. Allora, doTERRA ha lasciato il nome in inglese perché sono dei nomi che hanno un significato, cioè non è che prendete il dizionario e li traducete e capite cosa significa, perché racchiudono un insieme di qualità e un insieme di caratteristiche. Così doTERRA ha lasciato i nomi esattamente come erano in inglese. Diciamo che va un po' da sé che le persone executing sono persone che fanno accadere le cose, sono molto pratiche, le persone influencing prendono iniziativa, sono persone che sanno parlare, sono persone che riescono ad arrivare nella vita degli altri in un certo modo. Le persone che hanno particolarmente spiccato invece la capacità di costruire relazioni sono proprio bravi in questo, per cui le caratteristiche che voi vedete sotto sono in quella famiglia perché aiutano proprio a sviluppare questa parte della vita, okay? Che riguarda le relazioni con gli altri. Strategic thinking invece sono persone molto pratiche, sono persone che hanno un pensiero strategico proprio, okay? Per cui quello che fanno lo fanno tendenzialmente sulla base di questo pensiero. Allora, per farla abbastanza semplice, per fare un pochino di luce, e farla proprio, questa è un'idea proprio generale, ok? Calcolate che è proprio in sintesi, sintesi, sintesi. Le persone executing, okay, sono capaci di prendere un'idea e concretizzarla, cioè metterla nella realtà, portarla nella realtà. Le persone influencing sono persone che hanno un'attitudine verso senso di responsabilità, però sono capaci di esprimere opinioni e pareri e che hanno questa capacità anche di far sì che gli altri vengano ascoltati. Okay? Di far sì che una voce di qualcuno possa essere presa in considerazione. Relationship building, appunto, hanno questa capacità, sono quelli che cercano di avere la capacità di costruire queste relazioni, che siano solide, che siano durature, e nel caso del lavoro, per esempio, che può essere in doTERRA, ma che può essere anche in un altro tipo di lavoro, ma può essere anche in famiglia, sono in grado di unire le persone, di far sì che il gruppo che lavora insieme sia unito. Strategic thinking invece sono persone che sono tendenzialmente molto appunto analitiche, che analizzano le informazioni e utilizzano queste informazioni per prendere decisioni migliori.
decisioni migliori, ok? Tutti questi gruppi sappiate che cooperano, cioè collaborano, ok? Non è che difficilmente ne avrete solo di uno, per cui utilizzateli, quello che è il segreto è imparare a utilizzarli per arrivare dove vogliamo arrivare. Per esempio, se io ho bisogno di raggiungere un obiettivo, cercherò fra i miei punti di forza quello che mi può aiutare. In questo caso potrebbe essere executing, ok? Potrebbe essere che io utilizzo questa caratteristica che ho di questa famiglia per arrivare lì dove voglio arrivare. Va bene? Quindi poi quando si impara un pochettino a conoscerli, si può, tra virgolette, giocare su questi punti di forza per arrivare dove vogliamo arrivare. Allora, adesso vediamone, questi sono solo proprio alcuni esempi, un paio di esempi estrapolati a caso da una guida che poi vi ritroverete, che è la guida di doTERRA. Per esempio, due a caso della famiglia di eseguire, executing. Achiever è un grande lavoratore, una persona motivata, indaffarata e produttiva. Arranger è organizzato, è flessibile, è collaborativo ed è pieno di risorse. Questi sono, ma proprio, vi assicuro, proprio detti al minimo, okay? Proprio riportati in pochissime parole. Due, per esempio, della famiglia di influencing possono essere Activator, che è intraprendente, orientato all'azione, dinamico ed energico. O Significance, appunto, che è indipendente, che è una persona che lascia il segno, che è incisiva e che fa la differenza. Per esempio, in questo caso mi sono fermata un attimo a riflettere perché ce ne sono alcuni che si assomigliano, per quello vi dico che se ve lo fate voi, se non fate il test, magari rischiate anche di mettervi come punto di forza qualcosa che in realtà non è esattamente il vostro. Per esempio, se voi guardate Achiever e Activator, sono tutte e due persone che si danno da fare, persone produttive, persone che dinamiche, ok? Ma io una differenza che per esempio io vedo in questi due è che l'influencing è intraprendente, cioè si muove da sé, non ha bisogno che qualcuno gli dica che cosa deve fare, mentre l'achiever magari è un bravissimo, un grande lavoratore, ma ha bisogno di qualcuno che gli dia lo spunto. Questo può essere molto utile anche quando voi lavorate con le persone del vostro team e avete una persona che è molto brava ma non si muove. Okay? Potrebbe essere per esempio un achiever piuttosto che un activator, così sapere che tipo di persona avete davanti può aiutare a dare le indicazioni giuste in modo che ogni persona possa tirare fuori il meglio di se stesso. Adesso, altri due presi a caso dalle famiglie di relationship building, per esempio individualization è una persona comprensiva, riconoscente, un osservatore, un personalizzatore, una persona che sa riconosce la differenza nelle persone e le tratta in maniera diversa, cioè fa un piano diverso per ogni persona in qualche modo, no? Harmony invece sono persone che sono pratiche, sono disponibili, ma sono particolarmente collaborative e evitano i conflitti, okay? Per cui guarda, sono tutte belle, eh? E sappiate che tutti li abbiamo tutti e 34, solo che sono in un ordine diverso, per cui non è che non li abbiamo. Ma un po' il segreto che ho visto io è imparare proprio, oltre a conoscerli, imparare ad amare i nostri punti di forza, perché imparando ad amarli e a capirli riusciamo a utilizzarli e possono veramente diventare qualcosa che ci migliora la vita a 360 gradi, perché noi adesso ne stiamo parlando, applicandolo al lavoro di doTERRA, ma in realtà conoscere questi punti di forza e imparare a utilizzarli migliora la vita a 360 gradi. Allora, strategic thinking invece sono persone, per esempio, analytical è una persona logica, analitica, guidato dai dati, è scettico, è una persona che ha bisogno di vedere prima di credere tendenzialmente. Dice, dimmi, per esempio, fammi vedere l'analisi degli oli, fammi vedere perché funzionano e io li userò e ci crederò, no? Fammi vedere la parte chimica. Tendenzialmente sono persone così. Strategico invece è un osservatore, un anticipatore, un accorto selettivo che si muove sulla base di quello che appunto vede, di quello che analizza. Allora, la cosa interessantissima è che i nostri talenti non determinano cosa facciamo, ma come lo facciamo. Per cui abbiamo magari lo stesso obiettivo, vogliamo arrivare in tanti dalla stessa parte. Ma ci possiamo arrivare utilizzando percorsi assolutamente differenti, perché siamo diversi di fatto.
Per cui non è la classica distinzione di talenti, se tu sei portato per la musica, per l'arte, piuttosto che per il teatro, per cui dovresti fare questo, ma è proprio io ho degli strumenti che mi permettono di arrivare là dove io voglio arrivare. Per cui non è solo in che cosa siamo bravi, ma come veramente possiamo utilizzare, io li chiamo veramente strumenti, sono delle chiavi, okay, che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi in qualsiasi direzione siano. Calcolate, questa è una cosa molto interessante, che la probabilità che qualcuno abbia i nostri stessi principali 5 punti di forza nello stesso ordine, ok? Qualcuno di uguale a noi, in quel senso, le probabilità sono di 1 su 33 milioni e 400 mila. Quindi, diciamo che siamo unici, ok? Che è veramente raro trovarli in quella combinazione, in quell'ordine, perché è proprio questa la cosa interessante, che in base all'ordine che abbiamo acquisiscono magari un peso e un significato leggermente differenti. Dove troviamo questo programma di Empowered You? Okay? La cosa più facile che potete fare, perché al momento è un po' difficile accedere direttamente al programma dal sito doTERRA, è digitare su Google doTERRA Empowered You, okay? Che vi porta tendenzialmente a un link che poi vi porta a questa pagina. Scorrendo questa pagina, okay, scendiamo, troviamo la possibilità di fare il test. Si può fare direttamente da qui, oppure di fianco abbiamo il comprare il libro col codice, però a noi conviene piuttosto comprare il libro, lo trovate anche su Amazon. Okay? Comprate il libro e all'interno di questi due libri, per esempio, c'è il codice. È un test a pagamento, questo non l'ho detto. Se lo fate così costa intorno a 23 dollari. I libri, dipende se li trovate in offerta, possono anche costare di meno. E in più avete il libro che vi dà le spiegazioni. Io nel mio caso ho preferito comprare il libro perché così poi avevo anche diciamo, le descrizioni scritte proprio nel libro. Per cui ho preferito fare così. Se no, altrimenti potete entrare qui e fare il test direttamente. Scorrendo ancora nella pagina troviamo due sezioni dove ci sono due gruppi di video che ci aiutano a imparare ad utilizzare i nostri punti di forza, ok? E a conoscerli un pochino meglio. Bene, queste sono due serie di video, sono molto brevi, i video sono in inglese, però c'è la possibilità di mettere la traduzione automatica, che non è un granché, però insomma permette di capire a grandi linee quello che dicono e quello che ci interessa. Per quanto riguarda poi invece una guida, che è la guida che vi interesserà moltissimo perché è una guida che poi vi servirà, è una guida da compilare. E di cui poi vedremo alcuni stralci, ed è proprio quello che serve per imparare ad utilizzarli, in questo caso nel nostro lavoro in doTERRA. Andate sul sito doterraeveryday.eu, questo, okay, che è il nostro sito di riferimento dove abbiamo tutto il materiale, andate in Training and Tools, Marketing Materials, okay. Lingua italiana, in questo caso se ci interessa l'italiano, non ho guardato in altre lingue dove l'hanno messo, però in italiano ce l'abbiamo. E qui nelle brochure, come ultima per il momento, abbiamo la guida Strength. Ok? Qui quando clicchiamo lì troviamo questo PDF. Questo PDF è quello che sul quale noi possiamo lavorare. Vedrete, c'è un posto dove dobbiamo scriverli, farli nostri, insomma, proprio per imparare a conoscerli e a lavorarli un po' di più. Che cosa ne ho fatto in questa guida? Per quale ragione doTERRA che cosa ha richiesto ad applicare questo discorso dei Clifton Strengths, dei punti di forza al nostro lavoro? Noi abbiamo le nostre 5 sezioni, che sono il preparare, il scrivere, presentare, preparare, invitare, presentare, iscrivere e supportare le persone. Queste sono le nostre 5 fasi del lavoro, che ci permettono appunto di costruire una rete che sia solida e sia duratura. Okay? Noi hanno fatto hanno ad, utilizzato questi strumenti, questi punti di forza nelle varie aree. Per esempio, prendiamo la prima, vediamo cosa è stato fatto. Preparare. Che
che è la parte che ci permette di arrivare ad avere delle persone che magari, per esempio, partecipino alle nostre classi o che ci chiedano qualche cosa sugli oli, no? Che ci chiedano informazioni e desiderino informazioni. Una persona che è executing, che è più forte nella famiglia eseguire, cosa fa? Espone i tuoi obiettivi all'upline o ai membri del team per aiutarti a mantenere le tue responsabilità. Vedete? È abbastanza pratico. Scrivi i tuoi obiettivi e mettili in un posto in cui puoi vederli ogni giorno. Benché questo sia una cosa che vale per tutti, che se noi scriviamo i nostri obiettivi, li appendiamo, riusciamo a ricordarli e diciamo a realizzarli più facilmente, a raggiungerli più facilmente, vale particolarmente per chi ha questo punto di forza, diciamo. Poi ti dice di compilare, il monitoraggio del successo è una specie di lista nomi, ok? Nel quale possiamo seguire le persone e creare un elenco di persone, suddividerle per priorità e categorie. Quando invece abbiamo una persona che ha un relationship building, la cosa è un po' diversa. Per esempio, concentriamoci su questa prima parte. Pensa come desideri migliorare la vita di altre persone attraverso Zooterra. Quante persone vuoi aiutare? Ricordate com'era prima? Ok, pensa come desideri migliorare la vita di altre persone e concentrato sulle persone, cioè io mi concentro sulle persone che voglio aiutare, mentre dall'altra parte mi concentro sulla parte pratica, cioè su quello che devo fare. Il risultato può essere lo stesso, perché alla fine io comunque ho parlato delle persone, ho portato qualcosa di bello e di buono nella loro vita che spesso può proprio cambiargliela completamente e migliorargliela in una maniera che neanche immaginavano. Ma in un modo lo faccio pensando a, mi muove il fatto che io penso a come aiutare le persone, vedete? Mentre definisci gli obiettivi per la tua attività, determina quante persone desideri che si uniscano a te, ok? Per costruire. Ok? Se poi vedete, è proprio anche quando si fa la lista nomi, la lista è diversa, nel senso che io la faccio in base alle persone, perché quello che mi muove sono i rapporti con gli altri, non il fatto di aver detto alla mia upline che io quel mese iscriverò 5 persone. Non è quello che mi muove. Mi muove sapere come migliorare la vita. È uno dei due sbagliato? No, assolutamente, nessuno dei due è sbagliato, sono semplicemente diversi, perché alla fine il risultato che otteniamo è lo stesso. Vediamo per esempio invece nella fase di invita, ok? Siamo nella parte di invita. Quello che è tenere, diciamo, una classe. Vedete all'inizio il relationship building è uno che ama costruire relazioni, che ha come punto di forza quello, stabilisce un contatto personale con ogni persona che inviti, dedica del tempo per costruire una relazione, ascoltare e chiarire eventuali dubbi. Per qualcuno potrebbe essere una perdita di tempo, mentre per un relationship building è fondamentale dedicare del tempo ad ascoltare gli altri, ok? Vediamoli un attimino, prendendoli a caso. Per esempio, sempre il relationship building, quando invita, okay? Quando invita qualcuno a partecipare a una classe o a conoscere meglio gli oli, vabbè? Segui il percorso che ritieni più opportuno in base al momento, indipendentemente da ciò che avevi programmato. Guardate invece un pensatore strategico, utilizza un approccio specifico e sistematico agli inviti, okay? Per cui uso la stessa cosa perché per me è importante. Se guardate un attimo qui, torno un momento indietro, qua dice immagina in anticipo la conversazione che desideri avere con ciascuna persona. Ok? Mentre un relationship building ascolta e decide in quel momento che cosa dire, uno strategic thinking ha bisogno di avere un piano per sapere come muoversi. Ok? È un modo diverso di lavorare. Nessuno dei due è sbagliato, nessuno dei due vale meno o vale di più. Semplicemente è un modo diverso, per cui questa è la cosa interessante, che quando abbiamo delle persone, magari noi vediamo la nostra upline che è tanto brava a fare una cosa, oppure persone di altri team, oppure persone anche che abbiamo visto lavorare in Terra, diciamo, caspita, lui sì che è bravo, io non ce la faccio a fare quello che fa lui, non mi viene proprio, forse non è il lavoro che fa per me. In realtà non è che non è il lavoro che fa per noi. In realtà è che noi abbiamo bisogno di farlo in una maniera diversa. In realtà è che noi siamo diversi, per cui a noi viene bene fatto in un altro modo.
Quello che poi troverete sulla guida è molto interessante perché questo stesso concetto è stato portato in tutte e cinque le fasi del lavoro. Così noi possiamo guardare. Allora, calcolate che non ci sono dei confini netti e dettagliati, non c'è un confine preciso dove dire ok, da che parte devo stare, ma noi leggendo queste caratteristiche possiamo capire che cosa ci muove di più, che cosa ci aiuta di più, che cosa per noi porta maggiore frutto, che cosa ci fa sentire meglio, perché nel momento in cui noi ci sentiamo bene facendo il nostro lavoro, le persone lo sentono, è inevitabile. Siamo a nostro agio, ne traiamo gioia e profitto. Vi lascio con questa bellissima frase di Emily Wright, che è una delle fondatrici di doTERRA, che è una persona splendida, e ha detto questo: tu hai caratteristiche e doni che ti rendono unico. Sei tu a scegliere se trasformare queste caratteristiche in punti di forza. Smetti di paragonare te stesso agli altri. I tuoi punti di forza ti sono stati donati per uno scopo. Quando abbracci la tua autenticità, il tuo potenziale è illimitato. Questo è assolutamente splendido ed è assolutamente da ricordare. Non dobbiamo paragonarci agli altri. Dobbiamo imparare ad amare quello che noi siamo, perché se noi impariamo ad amare, a conoscere noi stessi e a muoverci in base a queste che sono le cose che ci vengono meglio, i risultati sono veramente eccezionali, sono molto molto migliori di quanto potremmo immaginare, o anche come abbiamo visto prima, se noi ci sforziamo di fare una cosa che non ci viene bene, forse ci verrà benino, ma non sarà mai eccellente, non sarà mai eccezionale. Così questa è una chiave importante. Io ho adorato questo programma quando l'ho visto, l'ho amato. Vi assicuro che è una cosa sulla quale vi perderete a studiare, perché per cercare di capire, perché ce n'è tanto. Non è una cosa così scontata, non è una cosa così facile, non è neanche così magari distinto. Cioè bisogna veramente imparare a guardarci in una maniera diversa, imparare a lavorare in una maniera diversa, ma è come avere un vestito nostro cucito su misura. È bellissimo perché ce lo sentiamo comodo e veramente diventa il nostro modo di essere, diventa la nostra firma, diventa il nostro marchio, diventa qualcosa di dove le persone ci cercheranno, perché noi siamo, rispecchiamo quello che loro cercano, quello che loro desiderano. Così il mio invito è a farvi questo programma, a fare il test. doTERRA non ci guadagna niente dal test, sappiatelo, per cui non ha niente da guadagnare in questo, ma abbiamo da guadagnare tutti, che questo ci può aiutare veramente a diventare delle persone molto migliori, delle persone, scusate, più sicure, delle persone più felici, delle persone che non hanno bisogno di andare a portare via niente agli altri, perché hanno abbastanza di loro e lo sanno, e sanno di averlo. Okay, spero di esservi stata utile, spero che vi sia piaciuto e vi auguro un buonissimo lavoro e un buon divertimento in questo nuovo mondo, se non ancora non lo conoscete, dei vostri punti di forza, di questo meraviglioso aspetto della nostra vita. Okay? Vi auguro un buon proseguimento e il meglio per tutto quanto. Ciao ciao!